Allora, Smarmocchi, se quest'anno per esempio tipico 2023 facciamo un po' diverso, per esempio meccanico, ma non completamente meccanico, con un po' di manovalanza minorile che muove tutti i componenti, quindi per esempio immobile. Vediamo qua nel Ravennate come funziona. C'è il classico ponte demolito dall'alluvione con tanto di acquitrino, che io non me lo ricordavo però così bello, bluastro, ma facciamo finta di sì. Qui ci sono tutte le macchine parcheggiate per tutti gli ultimi compere, c'è cioè, grande offerta 3x2, grande compra di Natale per i regali. Andiamo qui verso le colline, dietro Ravennate, su nel Faentino, nel Brisighellese, tutto venuto giù con le frane, tutti i ciottoli alluvionali. E non dimentichiamoci qui dell'anche tornado successo a luglio verso Taglio Corelli, dietro dalle Fonsine, con l'aeroplanino della Spretta acrobatico che passa sotto al ponte un po' fantasma, tipico come quello di Grattacoppa. E vediamo che là c'è tutto anche il centro cittadino con il resto delle montagne, la fattoria, è lì come pullula di vite Ravenna. E qua c'è il passaggio livello che, a differenza di quello tipico dell'Adriatica, si abbassa quando passi il treno, cosa che dovrebbe imparare anche quello di classe e tutti gli altri. Qui prosegue e va vicino al porto, che ci dona un sacco di lavoro, ma anche delle notti con le nubi, notti lucenti. E vediamo dove va il nostro trenino che si ferma. Si ferma qui con i tre re magi super visti, guardate lì che belle facce riposate. Che altro che 40 giorni di cammello là in mezzo al deserto, che portano i loro doni tipici, che c'è appunto il sale di boro, intonaco e un deumidificatore, evidentemente. E di notte cosa succederà? Stiloso.